Vedete quando uscite, è vergognoso. Deve concludere. Grazie. Onorevole Fantinati, prego. Grazie Presidente, io volevo fare una riflessione sul fatto del politometro. Io voglio sapere se un politico fa il politico di professione, soprattutto che cosa ci guadagna, quanto guadagna, come era prima e soprattutto com'è cambiato. Una cosa, citando un noto esponente di partito che disse: i politici di professione sono alla rovina dell'Italia, non sanno fare nulla se non ricoprire incarichi e poltrone grazie agli appoggi giusti. Per salvare questo paese bisognerebbe ridare potere ai cittadini che le cose sanno fare, non a presenzialisti tutt'oggi che invadono ogni spazio in una perenne campagna elettorale. Questo era uno dei cavalli di battaglia, probabilmente l'unico condivisibile della Lega Nord. Peccato che Salvini, il simbolo della rinascita leghista, non abbia fatto null'altro se non il politico di professione, e da oggi glielo possiamo ricordare anche senza il rischio di essere querelati. Grazie, grazie. Onorevole Fantinati. Onorevole Sorial, prego. Grazie. La nostra non è solo incazzatura, Presidente, è un'indignazione completa. Onorevole Sorial, abbia pazienza, ho richiamato un suo collega, sì, va bene, per quella stessa parola, non è che... Non mettete alla prova la Presidenza. Grazie. Per vedere se sta attento o no. Indignazione nei confronti di chi, cara Presidente, ha sempre parlato di una Roma ladrona, ma poi quando ha avuto l'occasione di mettere le mani sui soldi della sanità lombarda non ha esitato a farlo. Siamo in un paese dove nemmeno i politometri, Presidente, basterebbero, visto che i soldi vengono nascosti nei freezer. Per questo allora, Presidente, la nostra indignazione è quella di migliaia di cittadini lombardi. Noi invitiamo anche i cittadini che hanno votato la Lega ad essere con noi domenica 28 febbraio proprio sotto al Pirellone per lo Sfiducia Day nei confronti di Maroni, e chiediamo a voce tutta unita: fuori dai Maroni, fuori la giunta dalla Regione Lombardia. Onorevole Dieni. Grazie Presidente. Fuori di qui ci sono tantissimi cittadini che sono vessati dagli studi di settore, studi di settore che nei loro confronti sono appunto abbastanza stringenti. Ecco, non si capisce perché questo studio di settore, altro chiamato politometro, non possa essere applicato ai politici di professione. In questo caso si tratterebbe soltanto di un atto di trasparenza, quindi di trasmissione degli atti patrimoniali, ed è fondamentale per capire se un politico al termine della sua carriera si è indebitamente arricchito sulle spalle dei cittadini italiani. Questo è una disparità di trattamento e per questo noi chiediamo di inserire questo politometro.